Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno, benvenuti a ETG Bologna, prima campanella questa mattina puntuale per l'avvio dell'anno scolastico in tutta la regione Emilia-Romagna. Sui banchi di scuola sono tornati oggi 530.000 studenti in tutta la regione, mentre 113.000 erano quelli dell'area metropolitana di Bologna, quindi tra città e provincia. La presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, è andata in visita questa mattina alle Laura Bassi di Bologna. Vediamo. È cominciato questa mattina l'anno scolastico in tutta l'Emilia-Romagna. Al suono della campanella, tra Bologna città e Bologna provincia, sono entrati in aula 113.000 studenti delle scuole statali, suddivisi in 5.205 classi. Nello specifico, quasi 11.000 sono i bambini delle scuole d'infanzia bolognesi, poco più di 37.000 quelli nella primaria, 24.000 nella secondaria di primo grado e circa 41.000 in quella secondaria di secondo grado. 13.189 sono invece gli insegnanti di ruolo precari e di sostegno, complessivamente al lavoro a Bologna e provincia. Questa mattina la presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, è andata al liceo Laura Bassi, dove ha augurato buon anno scolastico alle prime classi. E non stancatevi mai, ci saranno magari giorni in cui sarà difficile, ci saranno delle delusioni, ma le delusioni sono quelle che vi consentiranno di costruire al meglio le vostre personalità. Continuate con tutto lo spirito che avete in corpo, perché il mondo vi aspetta e vi appartiene. Buon anno scolastico. E primo giorno di scuola, oggi anche all'Istituto Tecnico Belluzzi Fioravanti di Bologna. Questa mattina erano presenti anche il prefetto, il dirigente scolastico di Bologna, l'assessore comunale Ara, perché si tratta della scuola che frequentava Fallù Sal, il ragazzo ucciso con una coltellata in via Piave a Bologna. C'era per noi Giuseppe Pilloni. Primo giorno di scuola al Belluzzi Fioravanti, il prefetto, il direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'assessore Ara sono venuti qui per ricordare Fallù Sal, il sedicenne ucciso con una coltellata in via Piave. Fallù infatti frequentava questa scuola, questa mattina c'è stato un incontro pubblico con gli studenti. Abbiamo scelto questa scuola per dare un messaggio che deve essere valido per tutti i ragazzi, cioè oggi più che mai c'è la necessità davvero di allontanare lo spettro della violenza, della sopraffazione. La sola idea che un ragazzo porti un coltellino o un coltello nella propria tasca è una cosa incredibile, assolutamente intollerabile. Allora da quel punto di vista è chiaro che servono anche controlli, servono anche interventi forti. Noi abbiamo contatti naturalmente con le forze dell'ordine per favorire un controllo capillare, però non basta quello, occorre appunto il discorso di prima, e cioè intervenire sull'educazione, sui comportamenti, sul far capire che quel coltello prima o poi viene usato se lo si porta. La scuola ha un compito fondamentale, come ce l'ha la famiglia ovviamente, la scuola accompagna la famiglia in questo percorso, le istituzioni accompagnano scuola e famiglia, e tutti dobbiamo collaborare in questa direzione. Ho fatto un comitato dell'ordine e sicurezza pubblica l'altro ieri. Il tema, ho dato disposizioni chiarissime alle forze di polizia di relazionarmi tra una settimana sulle possibili iniziative per limitare questo uso assurdo delle armi da taglio. Abbiamo agito molto negli anni sulle armi, limitando i porti di pistola, controllando, schedando le armi e tutto quanto. Certamente è più difficile per le armi bianche, però anche lì dobbiamo capire qual è il percorso più giusto, perché non è facile ovviamente, molte sono di libera vendita,
poi basta anche un'arma piccolissima per poter far male all'essere umano, quindi è un tema sul quale stiamo ragionando, non si può prendere una decisione improvvisa e sull'onda dell'emotività, il problema però esiste e quindi va affrontato. E sentiamo anche le testimonianze di un compagno di classe e di un professore di Fallusal. Fallù era, lo posso descrivere come un ragazzo che portava tanta energia in classe e anche tanta positività. Era un ragazzo molto socievole, aveva anche tanti amici e come possiamo vedere anche dal suo funerale c'erano molti suoi coetanei. Quindi era un ragazzo veramente molto socievole. Anche se comunque non era un suo grande amico, comunque mi dispiace la perdita di un compagno, di un ragazzo un po' più piccolo di me di età, perché comunque aveva la vita avanti, aveva progetti, piani futuri che non potrà farli. Fallù non era quel tipo di ragazzo di avere a che fare con, non era uno che cercava le risse, faceva risse e poi coi coltelli, una roba inimmaginabile, non era quel tipo di ragazzo, io non ci ho creduto, ho chiesto conferma a dei miei amici, quindi diciamo fonti più sicure, perché non ci ho creduto all'inizio che lui è stato accoltellato, non era quel tipo di ragazzo. Il problema maggiore è di più fuori scuola, di sera, dove è buio, è lì che se becchi la persona sbagliata e poi... È come dire, una persona che ha un'arma in mano, c'è sempre il rischio che lui vada a fare un casino e poi una persona che ha un'arma in mano deve anche aspettarsi che poi un altro gli risponda con il stesso modo in cui lui risponde agli altri. Penso che sia normale, ma è un problema di tutta la nostra generazione. Io ho 2 anni in più di Fallù, anche per la mia età, ma secondo me anche i ragazzini più piccoli di me, quindi parliamo di 2 o 3 anni più piccoli di me, stanno iniziando molto a girare armati. Semplicemente che non esiste nessuna motivazione valida per cui un ragazzo di 16 anni pieno di vita debba perdere la vita in questo modo assurdo, assurdo. Io l'avevo visto il 26 di agosto perché l'avevo rimandato e ho sentito le sirene perché abito a due strade parallele da Via Piave, in Via Vittorio Veneto. E la mattina dopo ha cominciato il tantam mediatico di un ragazzo del Belluzzi e quando mi è stato detto Fallù, cioè non è Roberto, Giovanni che ce ne possono essere altri, Fallù c'è lui, è scioccante, semplicemente scioccante. E ho visto i genitori proprio straziati, il babbo non stava in piedi ed è una cosa che ha scosso tutti noi, onestamente. Voltiamo pagina, tornano le piogge in Emilia-Romagna che si annunciano abbondanti nei prossimi giorni. La Protezione Civile regionale ha emesso intanto un'allerta meteo gialla di 24 ore già per la giornata di domani, martedì 17. Sono previste precipitazioni intense anche a carattere di rovescio temporalesco, localmente di forte intensità, più probabili sulla Romagna e in generale sui rilievi centro-orientali. Le precipitazioni inoltre potranno generare fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, recita il testo dell'allerta. I fenomeni tenderanno a diventare più estesi e persistenti dal pomeriggio sera e la tendenza per le successive 48 ore, secondo l'ARPAE, sarà di un'intensificazione dei fenomeni. Il Sole 24 Ore ha pubblicato oggi una classifica sull'indice di criminalità nelle città italiane. Bologna si colloca al 6° posto a livello nazionale. Il reato più diffuso è quello delle percosse, un fenomeno presente anche tra i giovanissimi. E proprio una ragazza di 16 anni è stata oggetto di misura cautelare nel carcere minorile per rapine e furti. Vediamo il servizio di Maria Elena Mele. Nonostante la giovane età, 16 anni, ha alle spalle la partecipazione a diverse rapine e furti compiuti a Bologna, ma anche in altre città dell'Emilia-Romagna. È stata rintracciata in zona bolognina la sedicenne che, seppur ospite di una comunità per minori, ha preso parte assieme ad altre persone ad azioni di microcriminalità a danni di terze persone. Un comportamento pericoloso che ha portato i carabinieri di Bologna Navile ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare all'Istituto Penale Femminile per i minorenni su richiesta della Procura di Bologna.
La sedicenne infatti era già stata arrestata a luglio e proprio la recidiva del comportamento ha portato all'inasprimento del provvedimento. È uno degli ultimi episodi in città che vede un minorenne commettere reati ai danni di coetanei o adulti. Nell'ultimo periodo il fenomeno è ancora più evidenziato dopo l'omicidio di Via Piave, ma la presenza delle baby gang a Bologna e provincia è presente a seconda del periodo, più o meno evidente alla cronaca, così come accade nelle altre città metropolitane. Tant'è che in materia di indice di criminalità a livello generale, Bologna si colloca al sesto posto nella classifica stilata dal Sole 24 Ore, subito dietro le grandi città come Milano, Roma, Firenze e Torino. Stando al report, le denunce a livello nazionale sono in aumento per la prima volta dal 2013 con una crescita del 3,8% rispetto al 2022, con particolare aumento di reati violenti come l'omicidio, le lesioni, rapine e le percosse. E nella specifica classifica di questa tipologia di reato, le percosse, Bologna si colloca al secondo posto a livello nazionale. In merito alla classifica del Sole 24 Ore sentiamo qual è il commento del questore di Bologna Antonio Sbordone, commento estrapolato a margine di un'iniziativa che si è svolta a Casalecchio di Reno dove era per noi Sara Ferrari. Rispetto a queste classifiche il commento insomma, purtroppo mi ripeto, naturalmente dipende dalle denunce e dipende dalle attività che si fanno sul territorio. E comunque, ma questo credo che anche lo stesso Sole l'abbia rilevato stamattina, cioè che bisogna, insomma, è parziale fare una classifica basandosi sui residenti, perché le persone che vengono a Bologna come turisti o come li chiamano adesso i fruitori della città, insomma, sono molti di più. Ecco, quindi è evidente che più persone transitano per motivi turistici o per altro per la città, più i rischi di reati aumentano e poi naturalmente c'è il tema delle denunce che ho già detto e il tema dell'incidenza dell'attività repressiva che facciamo, forze di polizia tutte, da cui vengono fuori questi dati. Però se io devo dire, ribadisco che a Bologna siamo comunque a un livello di allarme, mi sento ancora di smentirlo. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza e i finanzieri e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli hanno sequestrato due coralli del peso di 1,4 kg e 563 grammi di caviale di storione. L'operazione è stata eseguita dai militari in servizio all'aeroporto Marconi nell'ambito dell'attività di vigilanza e contrasto sul commercio di specie protette e tutelate. I finanzieri hanno scoperto i beni nascosti all'interno dei bagagli di due passeggeri, un italiano e un russo, che tornavano dalla Thailandia e da Mosca. I due passeggeri per questo sono stati multati di 5.000 euro. Torna l'Emilia-Romagna Festival, 27 concerti, siamo alla cultura di maestri e talenti emergenti per celebrare 25 anni di eccellenze musicali, ci informa Alessia Salvatori. Inizieranno a fine ottobre e termineranno in aprile 2025 le quattro stagioni concertistiche a Castel San Pietro Terme, Imola, Faenza e Forlì, organizzate da Emilia-Romagna Festival ERF, con il sostegno della Regione e del Ministero della Cultura. 27 appuntamenti con una straordinaria varietà di programmi nell'importante anniversario dei 25 anni di attività. L'Emilia-Romagna Festival ha un programma molto divertente, articolato, diversificato. Adesso spero che l'Emilia-Romagna Festival ci dia una mano per il liscio, facendo attenzione alle forme più filologiche, più di ricostruzione filologica della tradizione musicale popolare in Emilia-Romagna e facendo anche attenzione a quei musicisti anche giovani che stanno cercando di innovare quella tradizione. Il 2025 sarà un anno di celebrazioni che inizieranno con le quattro stagioni concertistiche, dal barocco al romanticismo fino alle sperimentazioni dei celebri compositori del Novecento e alla contemporaneità, lasciando spazio anche al connubio con la danza e ai grandi compositori del territorio. Protagonisti saranno artisti e formazioni musicali di fama internazionale, come Giovanni Sollima, Frank Peter Zimmermann, la Filarmonica Arturo Toscanini, i Filarmonici di Roma, l'Orchestra della Toscana, Boris Petrushansky, i solisti veneti, Ilia Kim, il Balletto di Roma, il Quartetto di Venezia e tanti altri, accanto a giovani talenti emergenti che stanno rapidamente conquistando la scena musicale. Una scelta quest'ultima che conferma ancora una volta il ruolo di Emilia-Romagna Festival
anche come trampolino di lancio per le nuove generazioni di artisti. Il tema che guiderà i vari appuntamenti delle quattro stagioni sarà ancora classico e contemporaneo. Parte integrante delle stagioni invernali di Emilia-Romagna Festival è il progetto Educational Musica a 1 euro, che permette a tutti gli studenti fino ai 19 anni di età delle città ospitanti le quattro stagioni concertistiche di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico, per l'appunto, di 1 euro. La proposta prevede incontri concerto e prove aperte, in cui i protagonisti dei concerti serali parlano, spiegano e interagiscono con i ragazzi. Gli incontri si arricchiscono della presenza di relatori con competenze musicali e didattiche, facilitando anche l'interazione con gli artisti. Da questa stagione, infine, gli abbonati delle quattro stagioni concertistiche potranno acquistare un ulteriore abbonamento per un giovane under 25 a costi ridottissimi. Prima di chiudere, il Bologna Calcio per cui è iniziato il conto alla rovescia in vista del debutto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Oggi la ripresa degli allenamenti, domani un'altra seduta mattutina a Casteldebole aperta alla stampa per 15 minuti. Così sarà anche per gli ucraini al pomeriggio allo stadio Dall'Ara, che si prepara ad accogliere 30.000 spettatori per l'esordio di mercoledì alle 18.45. Il 18 settembre dalle 17.45 su ETV partirà anche Solo Champions, nuova trasmissione, per seguire con noi in diretta le gare europee dei rossoblù. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.